Corridonia, provincia di Macerata, zona industriale per la gara di ciclismo giovanile categoria juniores. Siamo arrivati con largo anticipo e quindi un salto in pasticceria per la colazione d'obbligo. E non siamo i soli ad avere questa idea. All'interno del locale infatti incontriamo Davola, ragazzo del Fonte Collina Cicli Falgiani, intento ad ammirare le golosità presenti in vetrina. Ma la gara è alle porte e si deve andare. Tempo incertissimo su questo secondo trofeo società regionali organizzata dall'SD Club Corridonian. 121 iscritti per 96 partenti in rappresentanza di 18 società ciclistiche. Percorso completamente pianeggiante nel mezzo della zona industriale di Corridonia. 24 giri di un circuito che misura 3 km per un totale di 72 km. La grande incognita resta il tempo. Le previsioni mettono acqua a partire dal primo pomeriggio, quindi in teoria la gara dovrebbe presentarsi asciutta, ma grosse nuvole si stanno avvicinando, mentre i ragazzi si stanno portando sulla linea di partenza dopo il controllo rapporti. Inquadrati i ragazzi della VPM, della Digiotech, Vini Fantini Nippo, ed ora i ragazzi del Fonte Collina Cicli Falgiani insieme ai ragazzi della SD Ciclisti Junior Matelica. Partiti, ha ufficialmente preso via il secondo trofeo della città di Loni. Partiti! Primo giro, gruppo compatto, ma iniziano le prime gocce d'acqua. La temperatura si è notevolmente abbassata. Una caduta al primo giro costringe al ritiro alcuni ragazzi. Secondo giro, gruppo compatto, la situazione meteo continua a peggiorare. Terzo giro, ancora situazione di gruppo compatto. Vini Fantini Nippo, VPM Foligno Porto Sant'Elpidio, Imperiale Grumese, Fonte Collina, Cicli Falgiani in testa al gruppo. Siamo nel corso del sesto giro, 18 km percorsi ed assistiamo ad un allungo di un portacolori VPM UC Foligno e precisamente di Tiziano Lanzano, a cui cerca di rispondere Di Guglielmo della Vini Fantini Nippo. In terza posizione un portacolori della Digiotech Team. Di Guglielmo raggiunge Lanzano, i due hanno una quindicina di secondi di vantaggio su Zandri Francesco della SCAP Foresi Euronics Merida e altri due contrattaccanti, Tosi dell'Elite Service Campedelli e Foresi della Rinascita. Il gruppo viaggia con circa 25 secondi di ritardo, sta continuando a piovere, anzi è aumentata di intensità e il freddo si è fatto ancora più pungente. Il vantaggio dei due si stabilizza attorno ai 35-40 secondi, mentre dietro il gruppo è tornato compatto. Nelle prime posizioni del gruppo troviamo la VPM a rallentare la corsa in modo da favorire l'azione di Lanzano. Di Guglielmo e Lanzano continuano nella loro azione, stabile il loro vantaggio di circa 37 secondi. Dietro sono gli uomini della SCAP Foresi a cercare di ricucire lo strappo e magari far uscire dal gruppo uno dei loro uomini. In questo momento ci sta provando Marinozzi. 21. Quasi 40 secondi di vantaggio della coppia in comando. È partito Marinozzi! Oh! Bene, bene, bravi, bravi ragazzi, via, un dente via. Metà gara, Lanzano stacca Di Guglielmo e prova la fuga solitaria. E intanto iniziano i primi ritiri dovuti al micidiale mix pioggia e freddo. E intanto ancora la scappa a movimentare la corsa in testa al gruppo, questa volta è Stizza che prova ad andar via. Vai, vai, vai!
Lanzano ormai ha preso il largo, Di Guglielmo passa con un ritardo di 20 secondi, mentre il gruppo tirato da Zandri della SCAP Foresi passa con 38 secondi di ritardo. Siamo al 15° giro, ne rimangono ancora 9, situazione che si è cristallizzata. Lanzano in fuga solitaria, il gruppo a 40 secondi e i compagni di squadra della VPM a bloccare la rincorsa del gruppo, con gli uomini della SCAP Foresi che cercano di ricucire lo strappo. E continuano i ritiri dovuti alla pioggia e al freddo. Colpo di scena in questo giro, foratura per Lanzano che viene ripreso e staccato dal gruppo che sta transitando ora, ma è ancora un VPM che prova ad andarsene. Mancano pochi giri al termine e dal gruppo tornato compatto si susseguono i tentativi di fuga. In questo momento è Genga, anche lui VPM, UC Foligno, Porto Sant'Elpidio, con Lavini, Fantini, Nippo a chiudere. Negli ultimi giri è un continuo attaccare, da un gruppo dimezzato dalle avverse condizioni meteo ci provano nell'ordine Burocchi, VPM e Di Guglielmo, Vini, Fantini, Nippo. Zandri, Francesco della SCAP Foresi Prefabbricati, Euronics, Merida. E ancora Di Guglielmo, Vini, Fantini, Nippo, grande protagonista di questa gara con Bafile della Digiotech Team. Ma nessuna di queste iniziative ha successo e l'arrivo è a ranghi compatti. Ed ecco l'arrivo del secondo trofeo Società Regionali qui a Corridonia. Una gara condizionata dal maltempo e dalle forature. E questo l'ordine d'arrivo si impone. Gentile Loris, Bevilacqua Sport Pescara, vincitore già la scorsa settimana a Sulmona in Abruzzo. Al secondo posto Muratori Davide dell'Elite Service Campedelli. Terzo posto per Cecchini Marco, SCAP Foresi Prefabbricati Euronics, anche lui quarto a Sulmona. Quarta piazza per Labrozzi Francesco, Bevilacqua Sport Pescara, secondo a Sulmona. Quinto posto Mattacchioni Alessio, Civitavecchiese. Al sesto posto Di Felice Francesco, Vini, Fantini, Nippo. Settimo Pagliarini, Guglielmo, UC Foligno, Porto Sant'Elpidio. Ottavo Matrone Luigi, Imperiale Grumese. Nono Stizza Matteo, SCAP Foresi. Decimo Giordano Agnello, Team Ciclistico Campo Cavallo.